Nella società odierna, così come in quelle passate, c'è questa idea che la felicità si trovi nelle cose materiali, nei soldi, nella fama, nei piaceri fisici. È risaputo ormai che questa non è la vera felicità di cui abbiamo bisogno. Anzi, questa può essere definita tale per gli animali. Pensiamoci, le uniche cose per rendere felice un animale sono il suo nutrimento e il soddisfacimento delle sue necessità, nient'altro. Quindi se per noi esseri umani fosse la stessa cosa, se per essere felici ci bastasse dormire, mangiare e soddisfare i nostri desideri, non ci sarebbe differenza alcuna tra noi e gli animali. Saremmo esattamente come loro. Inoltre bisogna precisare che gli animali fanno quel che fanno per istinto. Non c'è una pianificazione logica dietro. Non si informano se prima di mangiare una carne sia halal o meno. Non devono pensare a sposarsi prima di procreare. Lo fanno e basta. Seguono le loro passioni, il loro istinto. Ora riflettiamo. Esistono nella società moderna esseri umani che ragionano in questo modo? E come se esistono? Faccio un esempio. Un uomo vede una donna passare per strada e vuole avere un rapporto con lei, ignorando il fatto che non sia permesso. Beve l'alcolico, mangia il maiale, fuma la sigaretta, pur sapendo che sono sostanze dannose per il suo corpo. Ebbene questa gente mette le proprie passioni davanti al proprio intelletto. E Allah subhanahu wa ta'ala in Surah al-Furqan dice: non hai visto quelli che hanno preso divinità le loro passioni? Non sono altro che animali, ancor più sviati dalla retta via. E non è un'offesa come si potrebbe pensare, ma un dato di fatto. Il fatto che mettano in primo piano le loro passioni, pur sapendo che esse siano nocive o non siano concesse, li rende esattamente come loro. Ed anzi, peggio di loro. Sapete perché? Perché gli animali non hanno un intelletto sviluppato come il nostro e di conseguenza non hanno la facoltà di prendere decisioni razionali. Al contrario, l'essere umano sì. E per questo motivo, se non usa diligentemente questo grandissimo dono che Allah Azza wa Jal gli ha concesso, l'essere umano diventa peggiore di un animale. Però, se al contrario questo intelletto viene usato con diligenza, allora agli occhi di Allah, l'essere umano diventa migliore degli angeli. Per quale motivo? Perché essi sono obbligati ad adorare Allah costantemente. Non hanno libertà di scelta, mentre a noi è stata concessa. Quindi chi sceglie di adorare Allah ed obbedire ai suoi ordini diventa migliore di creature che non gli disobbediscono mai. La scelta è nostra. Sfruttiamola al meglio.